Sul secondo libro, cosa ho fatto? Ho cercato di inserire la tecnica meccanica su quella che può essere una tecnica del fraseggio, cioè utilizzarla in maniera immediata, avere dei sistemi per suonare in maniera musicale delle tecniche che. Viste così potrebbero essere anche, come dire, un po' asettiche, un po' sterili, e invece ci possono dare tante idee. Vi espongo le varie famiglie di esercizi di questo libro e lo faccio sul tamburo. Avevo previsto un pad, ma lo faccio sul tamburo, tanto è la stessa cosa. Le famiglie di esercizi che in questo caso voglio presentare sono tre, anche se sul libro ci sono più cose. Fatto La questo. prima cosa che voglio dire è che, come nel primo libro, gli spunti che ho preso sono, diciamo, quelli dei gruppi di alcune pagine di Gary Cheffi, dove abbiamo la possibilità di mettere insieme dei gruppi. Ragioniamo sui sedicesimi, ma questo ovviamente lo possiamo portare su qualsiasi metro e su qualsiasi tipo di suddivisione. Però qua per comodità abbiamo ragionato in quattro quarti sui sedicesimi. Quindi le famiglie sono tre principalmente, in realtà abbiamo anche degli sticking di vario genere, però quello che io stasera vi voglio far sentire, che è la cosa secondo me più saliente di questo libro, sono queste tre famiglie di esercizi. La prima riguarda i flam sui colpi singoli. Potrebbero essere considerati, diciamo, derivati dal flamacue come idea. Quindi il flamacue fa così, questo è il flamacue. Immaginiamo di fare delle quartine dove possiamo alternare i flam o anche portarli sullo stesso maneggio. Quindi li suono, vedete tutti? È chiaro? Adesso li faccio in due maniere, quindi parto con la mano destra, il flam è sinistro, li faccio sempre sulla stessa mano e poi li alterno, così potete capire. Li faccio in quartine, quindi flam gruppi di 4. Questi ci sono anche sul primo libro. Adesso li alterno. In questo caso che facciamo? Utilizziamo i gruppi, partendo dal gruppo di 3, ma potremmo anche usare i gruppi di 2, quindi in effetti poi in questo modo otteniamo dei rudiments già esistenti, cioè che vengono estrapolati dall'esercizio stesso. Se io faccio i 2, ottengo il flam revert, flam tap revert. Ok, quindi se faccio il 3 e lo alterno, ottengo il flam accent. E così via. Quindi, così come Cheffi utilizza queste griglie per i suoi sticking, io ho pensato di utilizzarle per questo tipo di fraseggi. Faccio un esempio: 5 più 3, che è sempre 8, no? Quindi noi otteniamo sempre attraverso l'utilizzo dei vari gruppi dobbiamo ottenere 16. Ok? Facciamo 5 più 3. Questa è l'idea. O al contrario. A cosa serve questa? A fraseggiare. Io adesso dopo suonerò utilizzando questo tipo di tecnica, perché poi ultimamente sento sempre parlare la tecnica sì, la tecnica, ma la tecnica che è? Un pittore non usa forse una o più tecniche quando dipinge? Avete mai sentito tra pittori? Però la tecnica al cuore, non ha groove. Cioè, che vuol dire? La tecnica non è nient'altro che qualcosa che ci serve a fare qualcos'altro. Punto. Quando scriviamo, anche la bella calligrafia presume
l'utilizzo di una tecnica e ognuno ne utilizza di proprie. Un disabile, e io posso parlare di questo, qualcuno che mi conosce bene lo sa, cosa fa quando si deve adattare? Utilizza una tecnica. E allora? È tutto tecnica. Senza la tecnica non facciamo niente. Pure chi suona nella maniera più grezza, a modo suo sta utilizzando una tecnica. Ok. La prima pagina di Stick Control, anzi le prime 13, i primi 13 esercizi, che ormai proprio ci escono dagli occhi, perché da questi 13 esercizi si può fare di tutto. In realtà sono 13, ma sono molti di meno, perché alcuni sono le ripetizioni, no? I singoli, i doppi, che iniziano da destra e da sinistra. Io ho pensato di farvi sentire giusto Raff, Flemme e Spazzole, una mia idea. Che, cioè, non è mia idea, sicuramente lo fanno migliaia di batteristi, però poi didatticamente parlando non l'ho mai sentito dire ad altri, quindi lo dico io, poi se qualcuno l'ha già detto io lo sto ribadendo, non fa niente, però è una cosa che tengo a spiegare. I primi 13 esercizi, ma io mi fermerò sempre a Paradiddle, insomma i primi 5-6 esercizi. Quindi ci ricordiamo i vari stick, no? Il primo, colpi singoli. E mi fermerei al primo paradiddle, tanto il resto sono combinazioni. Io ho pensato di inserirci quelli che io chiamo i raddoppi. Un'idea, sono idee, eh? Chiaramente che noi possiamo utilizzare, niente di nuovo sotto il sole, è semplicemente un modo per raffinare quello che noi già sappiamo fare, perché queste tecniche vengono dai rudiments, giusto? Le conosciamo già, però in questo modo possiamo ampliarne, come dire, le possiamo rendere più sofisticate, ampliarne un pochino l'utilizzo e la capacità, l'abilità nel suonarle. Quindi questa è una. Con i Flemme la stessa cosa. Perché secondo me si parte sempre da questo, cioè so suonare in questo modo, allora sì, posso andare avanti, perché è tutta una questione di step, cioè dobbiamo acquisire le varie abilità un po' alla volta, no? Perché possiamo suonare sempre meglio rulli, sticking vari, con gli abbellimenti, perché poi diventano complessi inserendo gli abbellimenti. La stessa cosa con le spazzole, qua la cosa si fa più interessante. Questa cosa l'ho sicuramente copiata da Clayton Cameron, che è uno che suona le spazzole in maniera spaziale. Spazio e spaziale, vabbè, lasciamo perdere. Ho voluto fare una battuta infelice. Gli vidi, sentì suonare su un video alcuni rudiments. Allora ho pensato, se si fanno i rudiments si può rendere la cosa un po' più capillare, cioè partire prima da quelli che non sono i rudiments, ma quelli che sono gli sticking principali. E allora mi sono, sulla base di quello che ho visto, ho messo a punto quest'idea, dove i tap vengono suonati così, appunto, come tap, e gli swipe, quindi i colpi doppi, vengono suonati come swipe. Che poi noi possiamo suonare anche i colpi singoli come swipe, cioè se io voglio fare i singoli posso fare sia così che così. Però tornando a tap and swipe, ovviamente ci viene subito in mente il paradiddle, perché è l'esempio più comodo, no? Dove abbiamo due singoli e un doppio.
questo è il secondo, terzo e così via. Idea è già un utilizzo, no? Uno sviluppo di questa idea. Allora, le 13 tecniche ci mettiamo con santa pazienza e possiamo sperimentare le varie combinazioni e poi andare oltre, perché abbiamo, per esempio, che ne so, singolo, doppio, doppio, i gruppi da tre. Allora possiamo mettere questi insieme con un paradiddle al finale e fare questo. Anche qui abbiamo una clave un po' dal sapore brasiliano. Questa è un'idea, chiaramente. A che ci serve questo? A poter combinare al meglio swipe and taps per suonare quello che ci pare. È tecnica anche questa, purtroppo devo chiamarla col nome suo, lo so che alcuni di voi saranno inorriditi da questa cosa, purtroppo è tecnica questa, lo so. La spazzola io trovo che sia il battente più figo del mondo, perché permette una serie di nuance. Adesso mi invento un'idea un po' più funky, utilizzando sempre il più possibile quest'idea di tap e swipe alternati tra di loro, proprio per dare l'idea di come possiamo, attraverso poi quella preparazione di cui ho parlato prima, inventarci degli sticking che siano insomma credibili, funzionali su quello che dobbiamo fare, no? Questa è l'idea. Vediamo che succede sempre su questa base. La tromba però la zittiamo, eh?
questa era un'idea. Ma dopo... La cosa divertente del primo volume è che se tu vai a vedere bene, molti esercizi celano dei rudiments, che se tu non li conosci è un problema, ma se li conosci tu dici, cacchio, qua sta la lezione 25, cavolo, qua ci sta il Flama Q, cavolo, qua ci sta il Flame Tap Revert, per esempio, cioè ci sono un po' tutti, solo che vanno individuati perché sono celati in una routine che vuole fare altro. In realtà io cosa ho voluto fare? Ho voluto bypassare idealmente l'idea del rudiment, che il rudiment che è una frase ritmica precostituita, che esiste, noi la conosciamo, sappiamo che suona in quel modo lì e finisce là. Invece qui si parte da quell'idea per svilupparlo in una maniera più ampia, cioè io lo utilizzo per inventarmi un fraseggio che poi qua viene ulteriormente implementato come concetto, no? Viene aperto ancora di più, questa è l'idea mia. Per cui ecco perché dico non c'è niente di nuovo, ho semplicemente messo insieme dei concetti secondo la mia idea del tamburo, della tecnica del tamburo, perché possa essere utilizzata in maniera sempre musicale, se no non ci serve a niente, cioè voglio dire, è inutile mangiare un vocabolario e sette enciclopedie e poi dire perché sei un cretino, uno è, invece è meglio il contrario, cioè avere dei concetti in testa insomma importanti, ben precisi e confezionarli nel migliore dei modi. Questo è. C'è una pagina di Ceffi dove ci spiega cassa e rullante, no? Per esempio, quindi partendo dai quattro, no? Eccetera, eccetera, i 5, i 5-3, eccetera, eccetera. Quella lì come si può fare, per esempio? È così. Ovviamente bisogna avere un po' di immaginazione, cioè utilizzare quelle griglie, no? Noi che abbiamo. Lo facciamo diventare. Ok? Ok? Aspetta, poi come possiamo fare? Li facciamo diventare singoli? Esatto. Allora, anche quello è una modalità di utilizzo di una pagina assolutamente lontana da quella che la pagina stessa ti voleva dare, perché quella che ti dà, quella ti dà dei pattern cassa e rullante che tu poi ti puoi aprire sul set, giusto? È così che viene presentata. In realtà tutta la roba che vedete qua sopra io l'ho presa da quella griglia.